Giuseppe, Giuseppe, ci racconti ancora una volta la nascita di tuo figlio? I bambini di Nazareth sono uguali a quelli di tutto il mondo, curiosi, vivaci e intelligenti. Sollevano la polvere delle strade con i loro piedini involontariamente impertinenti e riempiono le case con la loro improvvisa allegria. Ma l'anziano Giuseppe era molto paziente con quelle piccole pesti innocenti. Aveva trasmesso il mestiere a suo figlio, già ventenne ed esperto nel lavorare con il legno, e adesso dedicava volentieri gli spiccioli del suo tempo ai bambini del suo piccolo villaggio. Un'altra volta, vi sarete stancati di sentirla ripetere sempre questa storia, ma a quei bambini piaceva proprio sentirla di nuovo, quella storia. Giuseppe e sua moglie Maria, faticosamente in viaggio verso Betlemme per il censimento voluto dall'imperatore romano. Il cielo pieno di stelle e l'aria piena di freddo. I tanti no ricevuti dagli albergatori della Galilea in quel periodo sovraffollato proprio a causa del censimento. La nascita del bambino in una semplice mangiatoia dove si trovavano già un bue e un asinello. A dar loro quel calore e quel riparo che invano essi avevano cercato tra gli esseri umani. E poi la visita inaspettata di alcuni umili pastori che dormivano lì vicino con le loro greggi, all'aperto. Con le loro docili greggi e ancora più in attesa dei tre re magi venuti dall'Oriente che portarono al piccolo Gesù tre doni preziosi, come l'oro, l'incenso e la mirra. Ma prima che Giuseppe iniziasse a parlare, un bambino alzò la mano e chiese: E quell'oro che fine ha fatto? Giuseppe spalancò gli occhi. A parte i suoi familiari, nessuno gliel'aveva mai domandato. Volete proprio saperlo? Domandò Giuseppe ai bambini. Sì! E allora ve lo racconterò. Ascoltatemi bene. Mio figlio Gesù avrà avuto a quel tempo la vostra stessa età, 8 o 9 anni, quando proprio lui mi fece quella domanda. Papà Giuseppe, e l'oro dei re magi, dove sta? Gli risposi che lo custodivo gelosamente in una piccola scatola, riposta in un luogo segreto della nostra casa, che lo avrei usato per darglielo quando l'avrebbe lasciata, come una piccola eredità da usare per la tranquillità del suo futuro. Io non sapevo se avrei mai visto quel momento, aggiunse Giuseppe di fronte ai bambini che lo ascoltavano in silenzio e pieni di interesse, ma ci tenevo tanto che quell'oro fosse il primo sostegno della sua vita adulta, quando un giorno il Signore mi avrebbe chiamato nella sua valle di luce. E poi, che cosa successe? Incalzò il bambino più curioso di tutto il gruppo. Gesù non disse nulla. Dal suo sorriso capì solo che era contento di quanto fosse previdente, di quanto l'amassi, di quanto mi preoccupassi per il suo domani. L'ho educato nella fede del nostro popolo, naturalmente, ed è questa la cosa più bella e più importante che un genitore deve fare con i propri figli. Ma quell'oro, anche se poco, gli avrebbe dato almeno all'inizio una certa serenità. Ma non finì in questo modo la storia. Passarono poche settimane e lui una mattina venne a chiedermi di dargli proprio quell'oro. Così, improvvisamente, mentre mi aiutava a piallare un tavolo. Ma per farne cosa? Gli domandai. Sei ancora così piccolo. E allora fu lui a raccontarmi una storia. Domandò Si era messo nei guai? Aveva fatto debiti? una bambina. No, rispose Giuseppe, era troppo piccolo ancora, ve l'ho detto. Mi rivelò che era andato da solo nel deserto qui vicino, da solo, senza avvisarmi, e che mentre camminava con i suoi pensieri, vide un'oasi. Si fermò. Delle voci uscivano da quel posto. Sembravano lamenti e preghiere, a volte urla strazianti di anime in pena. Gesù avrebbe voluto entrare nell'oasi per capire di chi fossero quelle voci e quelle urla, ma non riusciva a superare il limite esterno. Qualcosa lo respingeva, misteriosamente, e più di una volta. Vi tornò qualche giorno dopo e si trovò davanti un mago cattivo che gli sbarrava la strada. Il mago Contras, mi pare che si chiamasse. Quel mago, superbo e arrogante, gli spiegò con un fare molto burbero che quell'oasi era caduta sotto l'effetto di un incantesimo e che solo dell'oro portato a lui come riscatto avrebbe liberato le persone che stavano lì dentro, prigioniere del suo maleficio. Gesù non ci pensò 2 volte. Venne da me e mi chiese l'oro dei re magi per mettere fine a quell'incantesimo, anzi a quella potente stregoneria che provocava tanto dolore a quei poveretti senza colpa. E tu gliel'hai dato? Lo interrogò un altro bambino.
Certo, rispose prontamente Giuseppe, non ho mai dubitato della parola di Gesù. Glielo portai immediatamente, anche se ero un po' dispiaciuto, prendendolo dal nascondiglio. Dispiaciuto e perplesso. Quell'oro era una piccola garanzia per il suo futuro. Io avevo già fatto tutto il possibile. Gli ho dedicato e gli dedico ancora tutto il mio affetto. E gli ho insegnato il mestiere di falegname, che qui in Palestina è molto apprezzato. E poi, che cosa successe? Gesù andò dal mago Contras con quell'oro e, consegnatolo a quell'avido senza scrupoli, liberò dall'incantesimo tutti i prigionieri dell'oasi. Contras fece una smorfia maligna e se ne andò in un lampo. «Ma chi erano quelle persone?» gli chiesi con grande curiosità. «Caro papà», mi rispose Gesù, «io non sapevo chi fossero». Uscirono dall'oasi uno dopo l'altro, pieni di gratitudine, ma anche sorpresi e quasi spaventati. E poi dicevano cose senza senso. Un bambino e una bambina mi assicuravano che un giorno si sarebbero sposati e che un invitato speciale avrebbe partecipato alle loro nozze, facendo un miracolo straordinario. Un cieco raccontava che fin dalla nascita non poteva vedere i colori del mondo, ma che un uomo gli avrebbe ridato finalmente la vista. Uno temeva il contagio della lebbra e una giovane donna soffriva perdite di sangue, ma entrambi erano sicuri che un giorno sarebbero stati guariti da un grande rabbì. Un'altra ancora diceva che avrebbe tradito il suo futuro marito, ma che qualcuno d'importante l'avrebbe perdonata. Un ragazzino, il più misterioso di tutti, disse ancora il piccolo Gesù, mi rivelò invece che un giorno sarebbe morto prematuramente, ma che un amico gli avrebbe addirittura restituito la vita. Non ci capivo nulla, credimi. E poi c'erano altri che, guardando nel loro futuro, avrebbero conosciuto la fame, le malattie, le possessioni diaboliche, ma in quel momento tutti erano felici perché erano liberi. Anzi, perché io, proprio io, li avevo liberati. Non finivano di ringraziarmi. Così Gesù rinunciò al suo oro per far del bene a quei poveretti che lui neppure conosceva? Chiese il bambino, seduto più vicino al fuoco che riscaldava la casa umile e semplice di Giuseppe, di sua moglie Maria e di suo figlio Gesù, attigua alla minuscola bottega di artigiano. Proprio Maria, in quel momento, entrò nella casa portando tutta la riservata bellezza e la serena celestialità del suo sorriso. Voltandosi verso di lei, Giuseppe le domandò: «Maria, che cosa significa questa storia dell'oasi incantata e del mago cattivo?» «Tu la conosci, te l'ho raccontata tante volte». Maria ci mise un po' a rispondere, perché vestita di silenzio si sentiva meglio, ma poi disse con voce calma: «Quell'oro è già servito al futuro di nostro figlio. Lui lo conoscerà, qualcuno lo racconterà».